Silvio Puccio, ho 76 anni e sono pensionato, facevo l'insegnante. Citerio Silvio, ho 73 anni, facevo l'imprenditore, adesso sono in pensione. Allora, il viaggio l'abbiamo fatto partendo da Lodi e con l'arrivo a Venezia, a Remi naturalmente con una canoa canadese e nel 1969 dal 21 al 28 di settembre di quell'anno. Com'è nata l'idea? A quel tempo, qualche mese prima, erano andati due ragazzi di Lecco a Venezia, però con un kayak. Io avevo già girato qualche giorno sul lago e Ersilio, che accetta sempre molto volentieri le sfide, anche quelle più. Quando gli ho detto dai che andiamo a Venezia, ci è stato subito e quindi abbiamo deciso di andarci, insomma. La barca era una canoa canadese che avevamo appena restaurato, cambiando le ordinate, eccetera. Era mia e la usavamo da circa 2 anni. Prevalentemente sì, io la usavo, non lui, e prevalentemente sul lago, un itinerario quando non facevamo giri di più tappe, ma è capitato solo 2 volte. Il pezzo prediletto era andare da Lecco al lago di Garlate, e così quando si tornava e il lago magari elata era un po', c'era la sfida a entrare controcorrente al Ponte Vecchio, e solo che si cominciava a ridere la prima volta che la barca non passava, e poi non si passava più per un po' di volte perché ci veniva da ridere perché non riuscivamo a farlo. E la usavamo da un paio d'anni, insomma. Sul lago, la lunghezza Ma non l'ha mai usata più di un giorno, tanto in Sì, giro, sì. no, 2 volte. Una volta da Lecco a Bellagio, San Giovanni, quando Sì, abbiamo sì. conosciuto il ristorante là poi la seconda volta, Lecco, Bellagio, Bellagio, Dervio, Ma ti fermai mai Piona. Sì, siamo stati a via 2 giorni, dormire? sì, una volta con Renato, una volta col Vanni. Ah. Io l'ho fatti cumulandoli senza interruzione, loro evidentemente uno ha fatto la prima parte e l'altro ha fatto la seconda parte. L'ultimo anno, mi ricordo l'ultimo viaggio, abbiamo fatto una tirata da Piona a Lecco, insomma, e il Vanni la sera era steso tutto rosso. Sulla schiena era steso sul letto che si lamentava, mentre avevamo detto stasera se arriviamo insomma a una certa ora ci cambiamo, ci laviamo e andiamo al cinema. Solo che quando io vado a schiare
chiamarlo per andare al cinema, lui è là che si lamenta sul letto perché è tutto bruciato. E la lunghezza del viaggio? La lunghezza del viaggio l'avevamo calcolata circa sui 400 chilometri e il tempo previsto erano 8 giorni, no? Quindi 7 giorni diciamo, 40-50 chilometri al giorno avevamo previsto. E alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, nel tempo previsto. Quindi a mettere, a trasportare. Ma per la barca, riguarda, diciamo, la logistica, nessuno. Abbiamo pensato noi, insomma. Il furgone l'avevo io, quindi l'abbiamo caricato sul tetto del furgone e all'arrivo, portandolo a casa da Lecco a Cassago, abbiamo rischiato di schiantarci sotto il ponte del Costa Masnaga, famoso ponte di Costa Masnaga, che è bassissimo, e meno male che lui si è accorto all'ultimo momento e poi è riuscito a fare marcia indietro su quel budello lì. Non so se hai in mente Costa Masnaga, l'hai in mente quando sei sotto? Lo conosci tu, no? Sì. E quindi insomma il viaggio è stato salvo almeno. E invece all'arrivo sempre più o meno le stesse persone. Sì. E quindi erano sempre Flavio, Marinella, Augusta, Egidio, Mario col furgone, e a Venezia ci aspettavano anche due frati della misericordia, insomma, dei Servi di Maria. Siccome mia sorella aveva rapporti con i Servi di Maria e loro avevano una comunità lì a Venezia, e allora due frati di quelli lì sono venuti lì anche loro a aspettarci. Ci ha accordato poi nel loro convento. E poi siamo andati nel loro convento, sì. Per cambiarci forse. Per cambiarci, metterci un po' a posto, perché eravamo bianchi di sale, no? Due statue di sale. Venivamo dal mare. Dalla laguna, no? Dalla laguna. C'eravamo.
5 ore di yoga al giorno, forse più di 5 ore, 5-6 ore al giorno, e facevamo sui 50 km, 40 km, 50 no, la corrente avevamo una bella corrente favorevole. E tieni conto che si andava sul Po, abbiamo imparato che si va a zizzare. Noi non avevamo stretta necessità, perché ci sono dei cartelli nautici che sono dei quadrati con dei dentro due triangoli, uno rosso e uno bianco. E quelli indicano il canale. Il canale è il canale navigabile, pezzo che ha la maggior profondità. Per cui una barca che ha molto pescaggio deve fare un po' a zizzare. Noi lo facevamo, però insomma, noi, la nostra canoa bastava mezzo metro d'acqua, insomma, non c'era. Quindi, però insomma, a volte c'era anche la necessità per le secche, insomma, quindi il tragitto, voglio dire, non era sempre lineare, a parte poi le volte che decidevamo noi di cambiare, di fermarci e così via, insomma. Perché siamo andati a mangiare, trattoria, bene. Poi un bel fioppetto che ha messo la tenda. Il mattino sentiamo dei rumori sempre più forti, sera, no? Capiamo che è una motosega, insomma. La cosa divertente è che noi, dopo averci pensato un po', era anche presto, insomma, no? Quando siamo usciti dalla tenda abbiamo visto il fioppetto tutto meno il gruppo di alberi, tre alberi intorno alla tenda, per cui erano rimasti superstiti, perché evidentemente avevano almeno avuto un riguardo a non cercarci. Quello dove è stato? A Revere. A Revere. Revere Ostiglia, no? Revere Ostiglia, sì. Dove abbiamo trovato quel tale che ci ha raccontato di quando era ragazzo, cosa facevano sul Po. Ti ricordi? Mulinelli. Giocavano individuale mulinelli che li portavano sotto e poi venivano su. Sì. Il mulinello. E poi ci aveva raccontato anche della pesca che si faceva. Sì, sì. Poi lì c'era quel ristorante dove andava Giorgia di Brera, la taverna degli artisti, qualcosa di... A Revere? Sì. O Revere Ostiglia. Perché lui andava a fare anche il rally sul Po, quando facevano... Ah sì? Sì, e si fermava sempre a Revere e andava a mangiare. Quindi era mangiato bene lì, mi pare. Sì. Basta tutte le tappe, vai. Quindi il tragitto. Da Lodi abbiamo completato il percorso dell'Adda fin quasi alla foce col Po e ci siamo fermati a dormire in un paesino vicino all'albergo a Cavatigozzi. Cavatigozzi, abbiamo cenato al mattino. Siamo ripartiti per entrare nel Po,
avevamo qualche timore perché della corrente, insomma, lì non sapevamo bene come, cosa succedeva, e allora il padrone dell'albergo da cui avevamo mangiato ha detto: vi accompagno io in barca, così. E ci ha accompagnato per quel tratto fino al Po in barca, poi ci ha fatto vedere come entrare, siamo entrati, ci ha salutati e siamo andati. Da Cava Trigozzi abbiamo cominciato a vogare sul Po, ci siamo fatti un po' di chilometri e siamo arrivati a Torricella circa, che è una tappa intermedia, non c'erano paesi vicini al fiume in quel tratto. E abbiamo dormito in tenda lì, e non mi ricordo bene cosa abbiamo fatto sopra la sera lì. Neanche io, no. Poi da Torricella siamo andati a Guastalla. Guastalla c'è un club nautico, quindi ci siamo fermati a quel club lì. Ci hanno accolto molto bene, ci hanno detto che dovevamo avvisarli prima, ci avrebbero fatto festa, vabbè, insomma. Comunque ci hanno ospitato bene, ci hanno consentito di fare la doccia, di metterci un po' a posto. Ecco, scusa, di Guastalla io ricordo che siamo andati a mangiare in un ristorante dove c'era un cameriere e la cosa che mi è rimasta, l'unica, per me Guastalla era questo, no? Il cameriere, che non so perché ce l'aveva con quelli dell'altra sponda, i Veneti, e diceva: quei mai a particole, e continuava a insultarci ogni volta che veniva a portarci in, e noi lo stimolavamo un po', insomma, e ci aveva fatto capire, insomma, questa rivalità perfino esasperata. Sì, sì, beh, ma di qui sono emiliani, quindi emiliani belli rossi, no? Di là c'erano i democristianoni, quindi non si vedevano. Poi da Torricelle siamo, no, da Guastalla siamo andati a Revere, ci siamo trasferiti a Revere. Nel trasferimento a Revere abbiamo trovato un ponte di barche e lì abbiamo naufragato perché abbiamo incappato in un cavo d'acciaio, insomma abbiamo fatto una manovra. La barca, non ci siamo accorti, si è bloccata puntando i cavi d'acciaio, no, che tengono il ponte, insomma, no? Arrivano, escono dall'acqua e vanno ai piloni. Noi non l'abbiamo visto e l'abbiamo preso, si è impuntata la barca, noi ci siamo piegati tutti e due da una parte e siamo andati in acqua con tutti i bagagli, la macchina fotografica e così via, insomma. E da quel momento lì in poi non abbiamo più potuto usare la tenda. Va bene. Questo è stato Revere. Poi da Revere siamo andati a Occhiobello e lì è successa la cosa di cui abbiamo parlato prima. Ponte di barche, naufragio e niente, quindi... E quindi la abbiamo bagnato tutto, dovevamo trovare un albergo, per cui siamo arrivati a Occhiobello. A Occhiobello però non c'è paese, non ci sono alberghi, c'era solo un club nautico, sì, dove abbiamo sì. lasciato la canoa. E siamo andati per strada a cercare notizie su alberghi eventuali che ci fossero. Abbiamo trovato un signore molto gentile con una macchina che ci ha detto: no, vi accompagno io, vi porto io a un hotel. Qui non ce ne sono, insomma. E allora ci ha accompagnato verso Ferrara. E questo è un tipo indimenticabile, sembrava una di quelle figure dei film... della commedia italiana, insomma, no? Perché era un tipo vestito anche abbastanza bene, 600 lercia scassata, no? E subito si è presentato come uno che ci voleva aiutare, insomma, no? Anche con un certo servilismo, insomma, no? Perché noi non, per noi eravamo ben contenti, perché così era un po' di qualche chilometri a Ferrara, sì. No? E allora lui ci ha caricato su questa 600 scassata. Ci ha portati a Ferrara c'era
Euroflora, per cui trovare un albergo era molto difficile. Non so se per questo o perché lui era in sintonia con con certi alberghi, l'ambiente, ci ha certo. portato in una specie di albergo a ore, perché di notte abbiamo sentito che c'era un traffico notevole, ma la cosa più curiosa che mi è rimasta in mente è che quando lui ci ha salutato, noi eravamo imbarazzati perché insomma ha fatto un bel favore, non sapeva neanche dove stesse, lui se aveva dovuto deviare, non lo so. Quando è stato il momento di salutarci, lui a un certo punto, noi eravamo lì, si è abbassato i tacchi, ci ha dato la mano, signor Citterio, signor Puccio, e se n'è andato con la sua 600 scassata. Il mattino dopo siamo andati con che cosa? In pullman, in Forse in autobus. pullman, sì, mi pare in pullman, in Siamo tornati autobus. in autobus a Ponte Lago Scuro da Ferrara e poi la sera dopo E la sera dopo abbiamo fatto l'ultimo tratto prima di deviare da Occhiobello a Bottrighe, che è un paesetto, e dall'argine lì si vedeva che c'era un hotel, insomma, oltre l'argine. Noi dovevamo dormire in hotel perché la tenda non funzionava più, per cui ci siamo fermati lì. E abbiamo mangiato bene, ci hanno trattato bene, eravamo lì solo noi in Sì, quell'albergo sono lì, noi, è una cosa molto molto familiare. familiare, c'era una signora che ci serviva bene, lui purtroppo è stato colpito da una Una violenta mia crisi emicrania. di mal di testa. E allora si ricorda male la cosa, ma Sì, in sì. effetti si erano stati molto bene. E questo è Bottrighe. Il mattino dopo siamo partiti e a un certo punto abbiamo trovato il canale che collega il Po a Chioggia e abbiamo preso il canale per Chioggia. E lì c'è una chiusa per entrare nel canale, no? Chiusa per grandi barche, però non c'era traffico in quel momento, per cui abbiamo dovuto aprire questa grande chiusa per la nostra canoa, siamo entrati, ce l'ha riaperta per uscire, abbiamo fatto il Dopo che l'acqua, canale. quanto saremmo stati dentro lì? Una mezz'ora Eh forse. sì, perché era grande, era fatto L'acqua, hai per capito grandi. cosa succede? Poi entrassi, poi l'acqua L'acqua si sale. porta al livello del fiume dove devi Poi si entrare. riapre quell'altra porta e uscite, ecco, Certo, quelle che sono esatto. sull'altra. E niente, abbiamo incrociato l'Adige che per conto suo entra nel mare, anche lì chiusa per entrare nel fiume, attraversare e uscire. E poi siamo arrivati a Chioggia, abbiamo oltrepassato Chioggia, abbiamo fatto l'isola di Pellestrina. L'isola di Pellestrina fino in fondo, fino alla punta dove c'è un paesino di pescatori che si chiama San Pietro in Volta. E lì abbiamo attraccato, ci siamo fermati, siamo scesi. Io ero un po' stanco e nervoso, no? Sì. Allora, siamo arrivati e in questo scenario, insomma, della piazzetta, perché proprio siamo arrivati e c'era il muro, i gradini, c'era tutta la piazzetta con i bambini che correvano, una cosa molto, molto viva, no? E siamo arrivati e tutti e due siamo rimasti seduti, stanchi, un po' stravolti. E allora lui dice, allora qui adesso cosa facciamo? E dico, vai tu a vedere. E ho capito che lui ha fatto un gesto di stizza, insomma, perché come uno che dice, insomma, devo fare sempre tutto io, insomma. E comunque con i suoi stivali, con il costume da bagno e gli stivali e basta, no? Ed ha cominciato ad andare lì. Poi sei tornato e hai detto che Sì, non c'erano alberghi. che non c'erano alberghi, Allora ho detto, mentre andiamo insieme. lui continuava a essere molto meditativo, no? Sì, Dov'è? Va tranquillo, lui è via, ancora tranquillo. seduto in barca, sì. E io ho detto, ma cacchio, dobbiamo anche far asciugare tutte le cose, c'era lì, c'era l'occasione Per i figli, sì. di appendere la Allora rete, eccetera, per farla asciugare, ci ma lui mettiamo in no. marcia tutte e due per cercare qualcosa. A un certo punto vediamo una vecchietta, ci avviciniamo e dico, ma signora, non,
non può indicarci un posto dove poter dormire stanotte, sa, veniamo da lontano, in barca. E lei dice no, no, insomma ha detto io ho una stanza, però io non vi conosco, chi siete, insomma, abbiamo fatto un bel lavoro ai fianchi finché ci ha detto vabbè venite a casa mia. Infatti siamo andati in quella stanza, no? Tutta piena di pizzi, sai, quelle camere da letto una volta, no? Felici e contenti siamo andati alla barca, abbiamo preso le nostre cose e siamo andati in questa, e la sera abbiamo mangiato in un gran bel ristorante, sì, che tu conoscevi, Nani Chiosotto, Nani Chiosotto, insomma, che è un ristorante, abbiamo fatto una mangiata di cozze, frutti di mare, ed è stata l'ultima bellissima sera, è stata l'ultima sera. Il mattino dopo siamo partiti e è stata molto faticosa quest'ultimo tratto perché non era più fiume, non c'era più corrente, c'erano le onde un po' increspate, c'era un gran traffico di barche, no? Perché ci avvicinavamo a Venezia, quindi faticosamente ci siamo avvicinati a Venezia e perché siamo arrivati sul Canal Grande e lì per attraversare è stato un po' ripresa perché tra vaporetti, traghetti, no? era gincana tra imbarcazioni, sì, per arrivare proprio in piazza San Marco. Non so se si possa, nota che la canoa aveva un'apertura di remi molto larga, no? E io ricordo benissimo che proprio nel canale, come si chiama quello del Ponte dei Sospiri, il Canal Grande? No. Ma comunque in presenza... Il canaletto interno. Si profila una gondola con il gondoliere e due persone molto distinte sedute e mentre ci incrociava dice ai due trasportati, ecco, vedete, per esempio questi non potrebbero circolare in Venezia, sono stanchi morti, abbiamo tirato un po' i remi da parte per lasciarli passare. Sì, perché loro vengono con remo solo, no? Perché l'apertura dei remi. Comunque abbiamo fatto anche delle conoscenze, beh, insomma, non grandi conoscenze, però tipi umani vari ne abbiamo incrociati, insomma, no? Sì. Quello là che a Revere ci raccontava di quando era ragazzo, chi ci raccontava delle petroliere, questi mostri che secondo loro avevano già dei radar che sapevano individuare una bottiglia sul fondo del pozzo, erano forse tecnologicamente i navigli più attrezzati a quel tempo, insomma, che andavano. Poi pure anche i pescatori che parlavano male dei cavatori di sabbia, perché c'erano dei cavatori di sabbia che cambiavano tutte le correnti, che portavano via la sabbia, insomma, e poi, cose interessanti. E poi abbiamo scambiato spesso qualche parola, abbiamo notato, ti ricordi che lo dicevamo spesso, la sera arrivavano al Po, chi arrivava in bicicletta, chi arrivava perché aveva la canna da pesca, chi arrivava e si sedeva lì e guardava il fiume, cioè abbiamo capito, insomma, che il Po era per loro una presenza molto importante, cioè qualcuno a cui affidarsi, non so se affidare i propri pensieri o i propri sogni, non lo so, soprattutto uomini, tutti i giorni, sì, soprattutto uomini, le donne io le ricordo di giorno in bicicletta sull'Adige, andavano a lavorare, sembrava un paese di ciclisti d'Italia, sì, vedendola dal Po. Sì. Tant'è che, ecco, dopo che noi siamo tornati, mi avevi mandato giù tu un libro di Carlo Ceratti, che io colpevolmente non ho letto, che era proprio dedicato al Po e a questa presenza, insomma, dal punto di vista del rapporto con le persone, con gli esseri umani, insomma. Poi io non l'ho mai letto, però adesso magari c'è tempo, il caso di... sì, c'è tempo per ritornarci sopra.
Io ho fatto una decina d'anni dopo, no, nel 76, un altro viaggio sul Po con Alfredo Chiappori, suo cugino e suo cognato, ma con una pilotina a motore, una cosa completamente diversa, insomma, vabbè, non c'è paragone, insomma, anche perché poi lì tra l'altro lui doveva avere base a, come si chiama il paese, dove Fano. Anche, a Fano, ecco, e allora è andato un po' di tolle, mi pare, poi avanti. Tagliato verso Porto Garibaldi, sì, sì, ma una cosa, in paragone alla nostra vogata, insomma, una cosa molto sciatta, e anzi direi anche, mi ricordo il mal di mare, mentre l'Alfredo beveva una birra dietro l'altra, non gli succedeva niente, io ero dentro nel questo abitacolo della pilotina che, insomma, stavo molto male, però, insomma, un viaggio arrivo è completamente... stata... Accoglienza all'arrivo è stato calda. Molto a parte calda, il condoliere, a parte se poteva ci scaraventava tutto, c'erano tutti gli amici e i parenti che ci hanno accolto, ci hanno applaudito. Forse non lo so, sì, ma ci hanno visto arrivare da lontano, mi sì, ricordo che ci avete detto che dalla laguna ci avete visto arrivare, no? Per un lungo tratto o no? Sì, sì, sì. E comunque arrivare... Rivolgerti a lei che si no, ricorda. No, arrivare... no, queste cose però. Ma la cosa più impressionante era proprio il colore della pelle. Erano davvero due statue di sale. Bianchi. Bianchi, bianchi, bianchi. Bruciati, la pelle scurissima, con questo, quel poco di pelle che si vedeva, tutto il resto era sale. Bianchi, bianchi completamente. Belli. Belli. Giovani. E niente, una bella festa. Infatti dopo che mi ha visto così abbiamo deciso di sposarci. Sì, innamorata dell'uomo bianco.